Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima intervista di Bookness. Per me è veramente un grandissimo onore, un vero piacere avere dall'altra parte Filippo Rossi, un ragazzo, grazie. Meno di me, ma un imprenditore veramente affermato, un imprenditore su più fronti e ha scritto col servizio Bookness il libro L'imprenditore fluido, che sta avendo un riscontro ogni più rosa aspettativa. Ciao Filippo, dici chi sei e di che cosa ti occupi? Ciao Manuela, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. È un piacere per me fare questa intervista con te, perché anche per il grande supporto che insomma avete dato e mi avete fatto scoprire un mondo che prima immaginavo e basta, ecco. Io sono, come hai detto te, Filippo Rossi, sono un giovane, diciamo, un giovane grande toscano. E sostanzialmente io mi occupo, sono un imprenditore appunto fluido, nel senso che ho più business in settori diversi, dal turismo agli eventi, al vino, al digitale e così via. Diciamo, sono abbastanza dinamico, ecco. Sì, adesso andremo più nel dettaglio. E quello di cui stavamo parlando pochi minuti fa, Filippo, prima, tra virgolette, di andare in onda, è come proprio adesso questo libro ti sta dando dei riscontri molto positivi su più fronti. Questo perché? Perché nel tuo libro c'è la tua incredibile storia di come tu, da impiegato all'interno delle crociere, sei poi diventato un imprenditore affermato, e poi come all'interno di questo libro, dove c'è questa appassionante storia, tu dai dei consigli ben specifici su come diventare, lo hai appena detto, un imprenditore fluido, cioè un imprenditore che crea aziende, magari ci si impegna per un certo periodo e poi se ne distacca per, dimmi se sbaglio, controllarle dall'alto e per creare poi ulteriori nuovi business. Parlaci proprio di questa tua esperienza, di come l'hai pensato questo libro e di come poi, rivolgendoti a noi, lo hai creato. Allora, sì, una domanda interessante e anche bella da ricevere. Allora, io ho sempre pensato nella mia vita, da quando ero appunto animatore nelle navi da crociera, animatore per bambini, che ci fossero tanti tipi di ricchezza. Però quella che a me è sempre interessata di più, e non è neanche retorico dirlo, è stata, oltre che il denaro, chiaramente, ma il tempo libero. Quindi ho impiegato tutte le mie conoscenze, tutta la mia vita recente, per creare delle aziende che mi consentissero di avere dei soldi e tempo libero da dedicare non solo ad aprirne altre di aziende, ma a quello che fosse la mia vita personale. Perché credo che appunto il tempo sia la ricchezza più importante, che superi anche quella dei soldi. È anche vero che per avere come mi dicono tanti, per avere tanto tempo libero devi avere anche tanti soldi, ma non è proprio così. Diciamo, devi avere delle aziende che funzionano, dei business che funzionano, che riesci ad automatizzare il più possibile. E non parlo solo di business digitali, ma parlo soprattutto di business fisici, perché oggi tutto quello che si sente è tutto sul digitale, chiaramente, che è un settore che a me piace tantissimo e nel quale io sono, insomma. Però avere aziende fisiche e automatizzarle e staccarti dà ancora più soddisfazione, perché chiaramente crea i posti di lavoro, crea il valore, eccetera, eccetera. A un certo punto allora ho detto, ok, visto questo mio mindset, come dicono quelli bravi, ma questa mia filosofia di vita, ho avuto bisogno di raccontarla, ecco, di far capire e di trasferire quello che secondo me è un principio fondamentale, che è quello del godersi la vita anche non abitando a Dubai o anche non essendo super milionari. Ho sempre voluto,
Ecco, ho sempre pensato a un libro, ma come ti dicevo prima, io non sono uno scrittore, ma sono un imprenditore, e quindi a un certo punto è nata l'esigenza di cercare qualcuno che mi aiutasse a mettere su carta quello che avevo in testa. E siamo arrivati qui. Siamo arrivati a questa nostra partnership. Sono stato seguito appunto in maniera impeccabile e non neanche semplice, perché i miei concetti trascriverli poi non è stato facile. È uscito fuori veramente un prodotto che mi sta cambiando letteralmente le giornate, perché nonostante giorni non felicissimi dal punto di vista di business, come tutti sanno, per il Covid, il libro mi sta trasportando verso un altro tipo di mondo, di comunicazione. Tante persone che hanno letto il libro mi scrivono, empatizzano con me. Ho tantissime persone che mi stanno scrivendo perché vogliono creare cose, sogni che avevano nel cassetto, e grazie a questo libro e grazie a quello che insegno nella seconda parte anche del libro, hanno capito che possono farlo. Ecco, questa è la mia più grande soddisfazione, e questo deriva dal fatto che il libro è stato scritto in maniera impeccabile. Bene, effettivamente tu non è, io ti sto seguendo da diverse settimane, che hai fatto chissà quale promozione. Esatto. In realtà non l'hai fatta, però nonostante questo hai fatto qualche centinaio di vendite, come mi dicevi, e stai avendo delle ottime recensioni, anzi, sto guardando proprio adesso la pagina del tuo libro e hai 15 recensioni a 5 stelle di acquisti verificati. Quindi sono state delle recensioni spontanee e tra l'altro mi hai detto che hai ricevuto, grazie al libro, un contatto di un dirigente di una multinazionale che vorrebbe... Questa è la cosa più grossa, sì. Allora, sì, parto dalla promozione. Sì, non ho speso ancora un euro in promozione, non che sia contro, anzi, dovrò farlo poi, perché va fatto tecnicamente, ma è giusto farlo. Ho cercato prima di usare la parte organica, quella che tecnicamente si chiama organica, che è tutte le persone che mi seguono tramite i canali Instagram, Facebook, eccetera. Ancora non sono molto bravo in TikTok, ma insomma ci arriveremo, però soprattutto Instagram, dove c'ho una community importante, e grazie a questa condivisione di post e di appunto di pensieri e mandando tutti al libro, ho venduto oltre 100 copie, 100 copie su Amazon, con 15 recensioni, ma poi ci sono appunto delle altre recensioni che sono in Trustpilot, perché come sapete, so se lo sapete, ma sicuramente te lo sai, Amazon se non c'ha determinate caratteristiche non ti fa mettere recensioni, devi acquistare almeno 60 euro all'anno, e quindi alcune persone hanno recensito su Trustpilot. Però la sorpresa più grossa, oltre alcuni ragazzi che mi hanno contattato per aiutarli, è stato appunto questo manager di un'azienda, ora magari non dico l'azienda per privacy, ma insomma di una multinazionale, appunto di una multinazionale che ha sede in Germania, che appunto ha letto il libro e mi ha contattato dicendomi che vorrebbe incontrarmi per parlare di alcune cose delle mie aziende, e questo è stata la sorpresa più grossa, e ha scritto una bellissima recensione insomma su Amazon che come si diceva prima è molto tecnica e mi ha fatto veramente piacere. Quindi cosa dire? Certo che non me lo sarei aspettato sinceramente, nonostante che te mi avessi sempre detto che il libro è un grandissimo strumento di marketing. L'ho sempre pensato, ma non pensavo fino a questo punto. Molto interessante. Poi considerando che è poco più di un mese che hai pubblicato. Già, è vero. I primi di dicembre, e quindi sì, un mese qualcosa. Diciamo che poi con il posting, eccetera, eccetera, abbiamo aspettato, insomma, siamo partiti dal 10 di dicembre, su per giù. Quindi sì, un mese e qualche giorno. Era sorprendente come si riusciva a vendere più di un libro al giorno a un certo punto, e onestamente c'è un sacco di soddisfazione, diciamolo, no?
Certo, quindi il libro ti ha dato autorevolezza, il libro ti sta generando, seppur piccola, una rendita passiva, e il libro da adesso in avanti è per te un vero e proprio asset personale, ma anche aziendale, che non ha nessun tipo di costo di manutenzione, di gestione. Poco fa mi hai detto, posso aggiungere una pagina inerente a un'altra attività che sto seguendo con grande interesse? Certo, lo puoi fare con questo tipo di pubblicazioni. Cosa che invece non potresti fare con l'editoria classica perché sei vincolato a delle edizioni che sono tali e quali per anni e poi sono a loro volta ulteriormente blindate con dei contratti che invece qua non hai. Fondamentalmente qua tu sei editore di te stesso e hai tutti i diritti dell'opera. Ma a parte questa marchetta che sto facendo al mio servizio, Filippo, giustamente. allora, tu ti occupi, molto interessante questo, perché stiamo parlando di un libro, ma tu ti occupi di, dimmi se sbaglio, Bed and Breakfast nella zona di Saturnia, magnifica zona di Saturnia, corretto? Anche Saturnia, diciamo che ci siamo molto allargati, sì. Diciamo, consideriamo per ora, diciamo, la Maremma, dai. Ok, la Maremma, quindi una zona Al mare, al mare, all'interno. Poi ti occupi della produzione di vino con una società che hai con tuo fratello, corretto? Corretto. Poi ti occupi di materiale acustico ad alta tecnologia? Sì, quelle che sono conosciute come le Silent Disco. Siamo uno dei due o tre leader in Italia di fornitura cuffie per eventi silenziosi. Ok, vado a memoria, aiutami, sei un network marketing di altissimo livello, un network marketer, grande, scusami. Grande business, grande modello di business, geniale secondo me, a prescindere. Ok, e mi sto dimenticando qualcosa? No, poi abbiamo la Bee Farmer, che appunto è l'azienda che fa adottare le viti in vari posti, diciamo in Maremma, che è un'altra società, che è una startup, e poi ora a breve uscirò con un prodotto digitale mio e andremo anche su questo settore. Sì, in effetti ora sentendoti di roba c'è tanta. Te l'ho fatto scoprire io, insomma. No, ogni tanto perché sai, tutti i giorni poi non ci pensi, ma è questo, io credo che sia veramente... il mio più grande risultato, il fatto che ogni tanto ti dimentichi di questa cosa, perché vuol dire che non dipendono da te, diciamo, come hai immaginato, come immagineranno le persone che ci seguono, che ascolteranno questa intervista, la prima domanda che mi fanno tutti è: ma come fai a fare tutte queste cose? Diciamo, le ore lavorative poi sono sempre 8, 9, 10, se uno lavora veramente come un pazzo, no? Come faccio? Faccio che attraverso un metodo, attraverso un mindset, tutte le aziende sono costruite per lavorare senza di me. È molto facile. La verità è che predichi bene e razzoli bene, quindi... c'è totale coerenza in ciò che sei e in quello che fai. Io sono convinto di due cose e ti dico che il Covid queste due cose me l'ha rafforzate, ovvero che un business solo non basta più, e questo l'ho pensato negli ultimi 10 anni, l'ho sempre pensato anche quando le cose andavano bene, e che se hai più business devi cercare di automatizzarli. Ma non intendo sostituire le persone alle macchine, ma intendo inserire dei processi e soprattutto inserire persone delle quali ti fidi. Per fare questo non è banale, devi avere un background, delle skill tue anche importanti che vanno acquisite, ma se l'ho fatto io, insomma, come lo fanno altri, lo possono fare tutti. Sì, io direi per fare questo... bisogna leggere il libro L'imprenditore fluido, la ricchezza sta nel mezzo. Esatto, perché trovate in cartaceo un ebook su Amazon, sui principali bookstore, e leggetelo, perché al di là di questi insegnamenti che cambiano la vita a qualsiasi imprenditore, e io che ho avuto la fortuna di leggerli ho avuto delle vere e proprie illuminazioni, in quanto anch'io come te, Filippo, sono un imprenditore. Certo. E poi cosa c'è? Secondo me c'è la cosa ancora più interessante di tutte, che è la cosa che più ci piace, la tua incredibile storia, la trasformazione che hai avuto
in questi anni per diventare, seppur sei così giovane. Quanti anni hai, posso chiedertelo? Ora però così casca il castello. Ormai hai detto che sono giovane, ora quando dico la metà in America sei già in pensione, insomma. Hai 60 anni, no? È un po' meno. No, circa una ventina in meno, ma diciamo che ho realizzato questa cosa diciamo circa 10 anni fa, e quindi sì, ero ancora più giovane. Quindi tu già a 30 anni eri un imprenditore su più fronti di successo, quindi sì, in Italia è veramente una rarità questa. Sono 10 anni che non metto la sveglia la mattina, e sono 10 anni che decido ogni giorno cosa fare, e questa è la ricchezza che sta nel mezzo, secondo me. Fantastico, veramente. Complimenti Filippo, sei veramente una fonte di ispirazioni prima di tutti per me, e credo anche per tanti spettatori, e vale assolutamente la pena leggerlo questo libro, investire qualche euro per un libro che può veramente cambiarci la vita. Filippo, quali sono i link dove trovarti? Anzi, uno lo dico io, che è il sito web che ti abbiamo costruito col mio team di scrittori vincenti. Il sito web che si chiama? www.filippo-rossi.com. Quindi filippo-rossi.com, lo vedete qua sotto. Sì. E nel sito Filippo Rossi possiamo trovare i link alle tue aziende? Esatto, sul sito si troveranno i link alle mie aziende, si troverà il link al libro, si troverà il link ai miei social, al mio Instagram, che ci tengo molto, alla mia pagina Facebook, eccetera, a tutti i link alle aziende, insomma troverete tutto chiaramente, il mio sito diventa un po' il centro del mio mondo. Perfetto, Filippo, ci aggiorniamo a presto, non vediamo l'ora di avere il tuo corso formativo, che credo sia assolutamente impegnato sull'imprenditore fluido, corretto? Esatto. E ci aggiorniamo a brevissimo, un abbraccio. Grazie, grazie.